buongiorno. Allora, benvenuti a questo primo convivio che si chiama Apri bene la bocca, vedo che già sono già state servite delle portate. C'è un motivo. Noi prima di iniziare questo convivio volevamo, così come gesto simbolico, appendere questo quadro che ha dato l'idea di questa serie di incontri che faremo oggi e altri tre incontri durante i prossimi mesi. Questa è un'opera multipla di Joseph Beuys, che è il padre dell'arte concettuale, e quindi sposta l'opera d'arte dall'oggetto al progetto. E si chiama Mach del Mund weit auf, apri bene la bocca, la stessa frase detta in italiano e in tedesco. E lui ci diceva, Pietro, perché lì sotto, sotto la sua vigna, spurgava argilla ogni 25 anni, cioè al secondo piede, ci crediamo, no? Ogni 25 anni c'è un fenomeno di bradisismo, perché se argilla esce fuori dalla terra, vuol dire che quello si chiama bradisismo. A Pozzuoli è grave perché lì i palazzi si spostano di un metro, il fatto che spurga un po' di argilla non è così grave, però quando vengono i ricercatori della ERF, delle grandi compagnie, le esplosioni che provocano giù sotto per vedere le onde d'urto come si comportano, gli danno il segnale del petrolio. E qui ci hanno girato anni e anni. Ma perché, qui? Perché questo qui, questa memma di argilla velmosa, è un indicatore. Gli dà un riflesso d'onda uguale a quello del petrolio. Allora, una volta appurato che questa non era la zona petrolina, ci hanno capito che era dovuta a questo fatto del... Però ci hanno messo un po', non capito? La tradizione non è e non può e non deve essere una prigione. Tu ce l'hai dimostrato. Bravo. Tuo padre, il Togai, l'ha preso scassando la tradizione dei monobitigni marchigiani. No, si può fare. Ecco, la tradizione va interpretata. C'è una cosa che riguarda la memoria, che è bellissima, è che la memoria è mantenere il fuoco e non conservare la cera. Esattamente. Questo concetto è bellissimo, anche prometeico. Invito il presidente a raccontarci come è venuto fuori il rosso piceo. Una volta lui mi ha aperto gli occhi, dopo l'ho capito che non si potevano sposare il Monte Pulciano con il Sangiovese, specialmente nelle aree interne. Lo invito a raccontarci la sua esperienza di come è venuto fuori il rosso piceno in uno scenario in cui avevamo di tutto, come mi dice. Ci racconti come la parabola, dai. Io ho cominciato la mia carriera alla Commissione Europea occupandomi di vino, e come giovane funzionario ero destinato a redigere il primo testo della DOP, denominazione di DOC, denominazione di origine controllata. Ma i testi giuridici non esistevano, esisteva solo il testo fra 1963 e 64. Quindi l'inizio delle DOC, quando ancora l'inizio delle DOC, il primo regolamento l'ho scritto con questa mano destra, mica non è che io l'ho inventato, io non facevo altro che mettere insieme quello che scaturiva dalle riunioni, una specie di segretariato. Io ero incaricato come giovinetto di fare il lavoro e naturalmente questo mi ha insegnato molte cose, quindi mi ha fatto vivere delle esperienze importanti anche. E a un certo momento dovevamo cercare i testi, e per quanto concerneva l'Italia esisteva solo un testo del periodo fascista, era un testo che genericamente definiva alcuni vini di qualità, eccetera. Non c'erano DOC, niente, c'era il Chianti, non definiva niente. Il Chianti, ma che Amarone? Non c'era un testo, sì, c'era, ma erano liberi, non è che fossero controllati, c'era un testo generico e il resto c'erano i testi francesi. Questi, i testi francesi, sono serviti di base a tutta la nuova regolamentazione. E abbiamo un giorno ricevuto una telefonata da alcuni amici, mi dice: che dici, ci mettiamo il Monte Pulciano? No, ci mettiamo il Sangiovese? Così venivano elaborati. Non è meglio non raccontarlo. E quindi venivano elaborati in questo modo i testi, però venne fuori, dopo riunioni, un testo di
denominazione di origine controllata, la prima DOC che era valida, e quindi poi su questo si è sviluppato. Poi io ho lasciato il servizio, mi sono occupato di